È un'altra domenica in compagnia di Teletruria per raccontarvi quello che è successo questo fine settimana nello sport e in principal modo nel calcio, ma non solo, parleremo anche di ciclismo e allora andiamo subito ad iniziare con la Serie C e con l'Arezzo, l'impresa che gli Amaranto hanno fatto in terra sarda, ma sono molte le partite che sono state già giocate. Rimini Spal 0-1, Carpi Pontedera 2-1, Milan Futuro Pianese colpaccio del Pian Castagnaio in terra lombarda 0-1 e poi Sestri Levante Vispesaro 1-1, Pineto Gubbio 1-2, Torres Arezzo 0-2, Perugia Lucchese Avvalanga gli Umbri 4-0 e poi Virtus Entella Legnago Salus 3-1, Ascoli Pescara si sta concludendo in questi minuti, risultato parziale 0-1 e poi Ternana Campobasso si giocherà domani. Andiamo a vedere la classifica provvisoria, ma comunque che ci dice come un Pescara sia sempre lassù in cima alla classifica. Virtus Entella 17, poi Ternana 16, Arezzo 15 insieme alla Torres, Gubbio 12, Vispesaro Rimini 11, Lucchese e Perugia, ma anche Campobasso e Carpi a 10, Pianese 9 insieme al Sestri Levante 8, poi Lucchese, scusate, Sestri Levante 8 insieme all'Ascoli 8 e poi la lotta per non retrocedere con la Spalla 7 punti in compagnia del Pontedera e del Pineto, Milan Futuro 6 punti, Legnago 3 punti. E allora grande prestazione degli Amaranto che sbancano il Vanisanna conquistando la terza piazza della classifica Ogunsei e firma la doppietta all'unico neo gli infortuni di Righetti e Chierico. È tutto vero, l'Arezzo sbanca in Sardegna di Spugna per la quarta volta nella sua storia il Vanisanna di Sassari. La sconfitta con la Ternana aveva lasciato l'amaro in bocca 7 giorni fa e tutti si aspettavano una reazione. Questa c'è stata immediatamente, a conferma che questo gruppo è solido e fa bene a coltivare delle ambizioni. La cronaca parte bene alla squadra di Troise che ha perso Tavernelli alla vigilia del match. Il tiro di Chierico impegna Zaccagno in una respinta da pallavolo. Gli Amaranto in maglia bianca prendono il campo e manovrano in scioltezza, il vantaggio matura all'ottavo. Gaddini con la coda dell'occhio vede la sovrapposizione di Coccia che di destro pennella un bel pallone in area, svetta Ogunsei che anticipa anche Renzi e devia di testa in maniera letale per Zaccagno. La palla finisce sull'angolo basso alla sinistra del portiere sardo, vantaggio Amaranto meritato per quello che si è visto finora. Per il centravanti seconda rete sempre in trasferta dopo quella di Pontedera. La Torres fatica a imbastire un'azione pericolosa degna di nota. L'Arezzo chiude bene gli spazi e riparte sempre in profondità. In questo caso Gaddini vede il corridoio per Pattarello che non sfrutta bene l'opportunità. L'Arezzo comanda il gioco con grande autorevolezza. Poco dopo la mezz'ora è Gaddini che ci prova dai 25 metri e il portiere respinge con qualche difficoltà. In mezzo al campo c'è solo l'Arezzo che fa male quando si distende, bella l'azione sulla sinistra, il velo di Renzi per Chierico che non prende bene il tempo della battuta, peccato, ma l'Arezzo ci crede, approfitta dello sbandamento dei padroni di casa, il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo, l'azione nasce da una rimessa laterale per Renzi che dalla destra mette un bel pallone, Ogunsei dal limite si inventa un tiro non irresistibile, ma il tocco di un difensore spiazza quel tanto che basta Zaccagno, 2-0. Vantaggio meritatissimo anche per quello che era stato costruito prima, doppietta per l'ex attaccante del Cesena. Nella ripresa Greco gioca la carta Varela, ma l'Arezzo è sempre in partita. La Torres ci prova dalla distanza, ma Trommini controlla. Anche il temuto Fischnaller va alla conclusione, ma nessuno è pronto alla deviazione in area. La Torres attacca, ma si sbilancia, resta in 10 con Zaccagno che atterra Pattarello fuori dall'area. Fallo da ultimo uomo. Partita virtualmente finita. L'Arezzo va in pieno controllo, il triplice fischio del napoletano Castellone chiude i giochi ed esalta la giornata straordinaria che può cambiare il cammino di questo campionato. Ed è davvero un Arezzo che fa sognare gli aretini e a fine partita Emanuele Troise non si nasconde ed elogia la prestazione dei suoi, rammaricandosi anche di alcune opportunità non sfruttate prima. È stato il miglior Arezzo dell'anno, ha detto il mister, ma c'è apprensione per gli infortunati.
Mister Truisi, tornate a casa con il massimo da questa trasferta, 3 punti veramente, così la Torre sa quota 15 che non aveva ancora perso quest'anno, squadra veramente importante, perché è soddisfatto immagino. Sì, molto, campo difficile, squadra importante dove ha dato continuità rispetto all'anno scorso, ha fatto un campionato di vertice, quindi confrontarci e dire la nostra oggi significava tanto, e hanno risposto con una grande prova di gioco, di carattere, di mentalità, e questa è la strada se vuoi recitare determinati spartiti come ci auspichiamo e su cui stiamo lavorando. Capacità di soffrire ma subendo anche poco, questo è quello che avete dimostrato oggi, compattandovi molto bene. Alla fine la Torres ha creato magari in mezzo al campo, però non è riuscita a concretizzare davanti alla porta, solo una punizione nel finale, è questo che chiede sui giocatori immagino. No, era la partita che richiedeva questo oggi, perché comunque di fronte avevamo appunto un avversario di spessore che quando palleggia ti può mandare a vuoto, ed è stato un peccato forse non sfruttare qualche palla rubata sanguinosa sia nel primo che nel secondo tempo, dove potevamo mettere il risultato forse prima in sicurezza, e quindi metti in preventivo che nel momento in cui vai a vuoto e ti abbassi un po', poi hanno tante caratteristiche sia di palleggio, di individualità, di attaccanti di spessore. Però condivido che poi abbiamo fatto una grande prova di sostanza sotto l'aspetto difensivo, e secondo me potevamo pretendere qualcosa in più nel momento in cui ci hanno lasciato gli spazi dopo essere andati in vantaggio prima di uno e poi di due gol. E ha firmato la vittoria di Sassari con una doppietta che conferma le sue qualità di attaccante potente e decisivo. Per Roberto Ogunseye è stata una grande giornata. Con Roberto Ogunseye 2-0 quest'oggi qui a Sassari, prima sconfitta per la squadra sassarese, siete riusciti a imporre il vostro gioco, voi nel secondo tempo vi siete chiusi molto bene, doppietta per te, cosa vuoi dire quest'oggi? Molto felice immagino. Beh, sì, assolutamente, soprattutto per noi attaccanti quando poi riusciamo a fare gol, soprattutto doppietta, è una giornata bellissima, ecco. Però sono contento soprattutto per la squadra perché ha reagito bene, nonostante le difficoltà abbiamo perso anche 2 componenti della nostra squadra, speriamo che non sia nulla di grave di poterli avere per resto, quindi sicuramente ci tengo a dedicare la vittoria a loro perché sono componenti importanti per noi e speriamo di riabbracciarli presto. Ora 15 punti come la Torres avete raggiunto in classifica, quindi vi proiettate sempre di più nelle zone alte della classifica con un umore migliore, vista una sconfitta che magari poteva un attimino frenare i vostri piani, siete riusciti a tornare lì dove meritate? Sì, sicuramente noi pensiamo a partita dopo partita, non pensiamo alla classifica, non la guardiamo neanche, noi sappiamo che siamo un gruppo che pensa a lavorare, a non mettersi pressione addosso inutile, noi dobbiamo pensare a focalizzarci su quello che dobbiamo fare e farlo al 1000 all'ora, punto e basta. E l'allenatore della Torres, Greco, non cerca scusanti e ammette la superiorità dell'Arezzo. Vediamo. Mister Greco, quest'oggi niente, 0 punti, non riuscite a portare la vittoria a casa o almeno il pareggio. Cosa è mancato, mister, secondo lei? Ma innanzitutto bisogna dare merito agli avversari che hanno disputato una partita valida, e quindi innanzitutto va dato merito. Noi sicuramente non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, secondo me un po' sottotono in generale, abbiamo perso parecchi duelli e come nel modo in cui giochiamo poi chiaramente lo paghi, anche sulle seconde palle sono stati superiori, quindi è chiaro che quando ci sono prestazioni del genere, con un avversario del genere rischi di perdere la partita. Avere magari anche 2 ammonizioni subito un po' ha condizionato il reparto difensivo che non andava con la stessa magari verve delle altre partite, e poi l'Arezzo alla lunga è riuscita anche a mantenere il risultato poi quando magari la palla non entra in queste giornate un po' difficili, no? Un po' stregate tra virgolette. Sì, sono le classiche giornate storte, però insomma noi dovremmo migliorare perché sappiamo che dobbiamo migliorare e continuare a lavorare con fiducia e prendere dagli errori per crescere insomma. Sicuramente la squadra è molto lunga, anche dalla panchina ci sono molti giocatori che possono entrare a partita in corso e scombussolare un po' i piani degli avversari, magari nelle prossime partite vedremo anche un rientro dal secondo tempo diverso sotto l'aspetto magari dell'approccio, questo oggi si è visto, si è poi mancato il gol. Sì, stiamo recuperando un po' tutti, oggi erano disponibili sia Giorico sia Varela che rientrava però chiaramente sono ragazzi che insomma
devono dare continuità agli allenamenti e quando saranno in condizione sicuramente daranno il loro apporto. Insomma, sappiamo l'importanza dei vari Giorico, Idda, Zecca, ancora non è disponibile, però questo non vuol dire niente perché abbiamo fatto risultato anche con parecchie assenze. Continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo nell'Arezzo calcio femminile e andiamo a vedere i risultati della quinta giornata del campionato di Serie B con le Amaranto che a Valanga vincono in casa contro l'Orobica Bergamo 3-0 e poi le altre della giornata: Freedom Brescia 3-2, Genoa Woman, Bologna Woman 1-0, Chievo Woman, Lumezzane 1-2, San Marino Academy, Pavia Academy 1-1 e poi Ternana Woman e Res Woman 2-1 e poi la Mediterranea Soccer, Hellas Verona Woman 0-2, Parma Woman Cesena 1-0. Andiamo a vedere, dovrebbe esserci la classifica? No, non ce l'abbiamo, allora andiamo subito a parlare di podismo perché... Andiamo subito a parlare di Arezzo, torniamo a parlare della città di Arezzo perché grande spettacolo in queste ore con gli assoluti di strada dei 10.000. Francesco Guerra e Valentina Gemetto conquistano la loro tricolore nella città, vediamo. Si sono svolti ad Arezzo i campionati italiani assoluti dei 10 km su strada maschile, femminile e a livello giovanile davanti ad un grande pubblico, veramente una bella giornata di sport. I due vincitori principali, i due nuovi campioni italiani sono Francesco Guerra per quanto riguarda la categoria maschile e Valentina Gemetto per quella femminile. Sicuramente non ero l'atleta più pronosticato, però le cose più belle sono sempre quelle che non ci si aspetta. Io sono arrivato comunque qua a questa gara che sapevo che la condizione era molto buona, quindi non volevo precludermi niente. Per fortuna nel finale ne avevo ancora un po' ed è andata nel migliore dei modi. In effetti i favoriti principali erano Awani, Chiappinelli, tu eri considerato un po' un outsider, però hai dimostrato di essere in grande condizione, ti sei tolto veramente una bella soddisfazione. Sì, esatto, c'erano sicuramente Johannes e Ilias che sono degli atleti che hanno dei tempi e dei risultati per ora molto migliori dei miei, quindi non era facile aspettarsi questa gara, però nell'atletica non si sa mai quello che può succedere, per fortuna. Molto soddisfatta, devo dire la verità, no, ho ripreso a correre da un mese poco e abbiamo fatto pochi allenamenti di corsa per colpa di un edema osseo alla tendine, alla tibia, e quindi mi aspettavo di stare abbastanza bene perché negli allenamenti quei pochi che facevo stavo bene, non così bene, ecco. Diciamo che è stata una gara fatta un po' per me adesso, molto lenta all'inizio e pian piano in aumento, e per me è stato perfetto, ecco. Per Laura Ripicini il bis tricolore, è vero? L'anno scorso avevi vinto nel 2023, quest'anno ad Arezzo il bis. Raccontaci la gara. Sì, anche l'anno scorso avevo vinto, ma di certo l'anno scorso era stata una gara molto più facile. Questo il percorso era più impegnativo e anche gli avversari, diciamo, erano a un livello superiore, cioè almeno dal mio punto di vista. Sono contenta di aver migliorato comunque il mio personale e il tempo che ho fatto. E allora abbiamo divagato per un attimo dal calcio in questo servizio che ha parlato del campionato italiano di podismo su strada che si è svolto, l'abbiamo visto, ad Arezzo. Adesso piccola pausa perché torneremo con la Serie D, con l'eccellenza, con il ciclismo gol, tanto da vedere ancora, restate con noi. Tornati dalla pubblicità, ci tuffiamo subito nel campionato di Serie D con i risultati della quinta giornata. Il Montevarchi espugna per la prima volta in campionato il Brilli Peri 2-1 contro il Poggi Bonsi in rimonta, vedremo fra pochissimo le immagini. E poi la Fezzanese in casa batte il Figline 1-0, Follonica Gavorrano, Flaminia Civita Castellana 1-2, Givi Borgo Orvietana 1-2, Grosseto San Giovannese 2-0. Avremo le immagini anche di questa partita e poi Ostia Mare Terranova Traiana 1-1, gol all'ultimo minuto che vedremo dei biancorossi. E poi San Donato Tavarnelle Livorno 0-0, Siena Seravezza Pozzi 3-2, Trestina
Fulgens Foligno 3-2, una bella partita anche questa, ricca di gol. Vediamo la classifica perché si fa interessante la lotta soprattutto a centro classifica, mentre il Siena è sempre al comando a 13 punti, il Livorno insegue a 11, l'Orvietana a 9, Seravezza a 8 e poi a 7 punti ci sono molte squadre: l'Aquila Montevarchi, il Givi Borgo, il Poggi Ponzi, l'Ostia Mare, il Foligno e il Grosseto, tutte a lottare per i playoff. Poi Gavorrano, Figline e Terranova Traiana a 6 punti, Flaminia Civita Castellana 5 insieme al Trestina e poi a 4 punti San Giovannese e Fezzanese, chiude il San Donato Tavarnelle a 2 punti. E allora iniziamo con i servizi, con i gol, con le immagini dai campi. Andiamo a Montevarchi perché al 90esimo l'Aquila la ribalta, una partita che sembrava compromessa, contro il Poggi Ponzi finisce 2-1. I cambi nel secondo tempo hanno fatto la differenza nel ribaltare una partita che sembrava andata per il Montevarchi. Il Poggi Ponzi, nonostante il vantaggio e un buon primo tempo, non è invece riuscita a reggere il ritorno dei padroni di casa. Per una partita iniziata con un episodio chiave. All'ottavo viene infatti fischiato il rigore per i senesi. Bellini del Poggi Ponzi entra in area, scarica per Bigica al centro che viene messo giù da Boncompagni. L'arbitro Morello di Tivoli non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Belli che batte male, non angola e si fa respingere il gol del vantaggio da Testoni. Al 13esimo è il Montevarchi a farsi vedere dalla parte opposta con una bella palla dalla sinistra toccata di testa da Priore che non c'entra la porta. Passano 2 minuti e Boncompagni dalla destra mette un bel traversone per Zupa che tocca la parte laterale della porta difesa da Pacino. Sul ribaltamento di fronte Bigica lanciato a rete viene stoppato in angolo ancora dall'ottimo fin qui Testoni. 25 minuti sul cronometro ed è ancora un altro traversone a fare paura in area. Questa volta è il Poggi Ponzi che sull'asse Fremura Belli non trova lo specchio. Si gioca nei pressi delle porte su palle alte. La conferma arriva al 29esimo dalla parte opposta con il cross di Sesti e il tiro fuori di Orlandi. Poco dopo è sempre Orlandi a provarci dalla sinistra, palla ancora fuori. Al 39esimo però a passare sono i giallorossi. Il calcio di punizione battuto magistralmente da Mazzolli viene raccolto nella mischia da Borri che scaraventa in rete il vantaggio e il suo primo gol in campionato. Al 45esimo il Monte prova a reagire con Sesti che pesca in area Priore di testa fuori. In apertura di ripresa Ciofi mette in area un pallone che basta spingere in porta, nessuno però lo riesce a deviare a rete. Il Montevarchi manovra palla a terra e a volte si incarta in un gioco dominante ma poco efficace. È così che al 54esimo Ciofi prova la magia da 25 metri. Serve un grande intervento di Pacini per dire no al pareggio. Il neo entrato salta la macchia, al 57esimo fa tutto da solo in area ma non trova lo specchio. E al 66esimo altro episodio da Moviola, il neo entrato Carcani per il rossoblu viene messo a terra in area. L'arbitro, come nel primo tempo, non ha dubbi e indica il rigore nonostante le proteste del Poggi Ponzi. Dal dischetto Orlandi non sbaglia e manda i suoi sull'1-1. Il Monte, rinato dal gol, segna anche 2 minuti dopo il 2-1, ma Carcani viene fermato dal guardalinee in fuorigioco e la rete è annullata. È l'ennesima, tra l'altro, da inizio campionato. La partita si infiamma e dalla parte opposta ci prova da lontano Marcucci. Testoni riesce a deviare in corner. All'81esimo Orlandi impegna ancora Pacini con i pugni e all'84esimo siamo dalla parte opposta con il tiro basso di Fracassini bloccato da Testoni. All'86esimo Ruffini pennella un destro destinato al set. L'incrocio dei pali nega il gol del sorpasso ai rossoblu. Sorpasso che però si concretizza al 90esimo con Ruffini che libera per Ciofi sulla sinistra. Il centrocampista scarica tutta la tensione di una partita iniziata male sul primo palo e realizza il gol della seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Mister Lelli. 6 punti in 2 partite e campionato ribaltato, morale alle stelle e domenica lo scontro playoff con il Seravezza. Poggi Ponzi bravo nel primo tempo ma ha giocato solo di ripartenze nel secondo. Domenica in casa la possibilità del riscatto con un San Donato fanalino di coda della classifica. Ed è stata una partita combattuta, l'abbiamo visto, e allora andiamo ad ascoltare le parole dei due mister che analizzano la gara nelle nostre interviste. La differenza è stata negli episodi dove noi i rigori l'abbiamo sbagliato e voi l'avete fatto, 2 regali dell'arbitro da una parte e dall'altra e poi niente, più che altro credo che nel computo della gara ci meritavamo un pareggio, cioè forse se andavamo su 2-0 non lo so come la partita, purtroppo con i secondi ma
non si fa niente e dobbiamo fare un attimino mente locale, come abbiamo preso questo gol in fondo. È vero sì che avevamo un giocatore a terra, ma lì devi cercare di interrompere l'azione, o bene o male devi interrompere l'azione. Abbiamo fatto entrare dentro il giocatore che poi ha potuto calciare facilmente e fare gol. Dispiace perché il 45esimo prende un gol così, dispiace. Se vogliamo analizzare la partita, abbiamo fatto un primo tempo non bello, però devo fare anche complimenti al Poggi Bonzi perché credo che è venuta a giocarsi a Montevarchi la partita in maniera encomiabile dal punto di vista dell'atteggiamento, del sacrificio, del coprire linee di passaggio, del pressare la palla in un blocco medio. Quindi insomma diciamo che era una partita di un livello alto per la categoria, assolutamente, forse una delle più difficili che abbiamo affrontato, motivo per cui il primo tempo abbiamo fatto molta fatica e potevamo fare decisamente meglio, e credo che il Poggi Bonzi ha meritato di essere in vantaggio e finire in vantaggio, nonostante qualcosina, qualche occasione da gol le abbiamo create e non siamo stati bravi nel sfruttarle. Mentre il secondo tempo è stata una partita del tutto diversa, dove credo che abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, siamo riusciti a stare sempre nella metà campo degli avversari e creare tante volte presupposti per far gol, e quindi insomma averla ribaltata all'ultimo è vero, però credo che in fondo il risultato sia il risultato giusto. E adesso passiamo ad un'altra partita fondamentale anche per la classifica in Serie D. Cede infatti nella ripresa la San Giovannese davanti ad un Grosseto motivato dopo una settimana difficile in casa maremmana. Vediamo. Il Grosseto dopo una settimana tribolata si rialza con la San Giovannese, il 2-0 nel derby da fiato ad un ambiente che ora deve trovare continuità. Rivoluzione in casa Grifone, Malotti lascia fuori Frosali, Sacchini, Enrico Bono dentro Zele e Volcano con Cretella avanzato in linea mediana nel 3-4-1-2. La San Giovannese scende in campo col 3-5-2, tandem d'attacco Bocci, Rotondo. Pronti via il Grosseto, si fa subito pericoloso, Mobilio pennella in area per Senigalliesi che impatta male e spreca il potenziale vantaggio. Alla 22esimo altra opportunità per i biancorossi, Cretella fa viaggiare Macchi, cross vellutato per Sabelli che non riesce a indirizzare verso la porta, difesa da Barberini. Alla 26esimo Senigalliesi sfonda a sinistra e mette al centro, liscio di Mobilio, poi l'azione prosegue, Zela va giù ma per l'arbitro si gioca. La prima conclusione per gli ospiti arriva alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner, il destro di Nannini e facile preda di Raffaelli. Pochi secondi più tardi, clamorosa chance per i biancorossi. Senigalliesi rientra e crossa, ma né Marzierni, né Zela, né Mobilio riescono ad arrivare sul pallone. Alla 46esimo altra opportunità per i padroni di casa. Punizione profonda di Senigalliesi per Marzierni che colpisce di volo. Reattivo Barberini che respinge d'istinto. Si chiude senza gol un primo tempo avaro di emozioni. A inizio ripresa il ritmo è altrettanto soporifero. Alla 9 punizione da destra per la zuccata di Kelly che non impensierisce Raffaelli. All'11esimo bella palla recuperata da Macchi che crossa per Marzierli, splendida la chiusura di Della Spoletina che evita guai peggiori. Due giri di lancetta e Mobilio scappa sull'alto destro ed entra in area, il suo tiro in corsa però non va a bersaglio. Al 16esimo il Grifone passa a condurre, angolo di Diego Mobilio per l'incursione sul secondo palo di Sabelli che vince il duello aereo e firma l'1-0. Il Grosseto perde metri al 26esimo, corner da destra, Kelly stacca in assoluta libertà ma non riesce a indirizzare verso il palo lontano. Al 29esimo ottimo pallone conquistato da Sabelli che serve Marzierli che controlla però male e perde l'attimo per la battuta a rete. Al 33esimo Sornione matura il raddoppio. Mobilio scala le marce a sinistra e disegna una parabola maligna col mancino. La palla scavalca Barberini e finisce in rete. A scanso di equivoci, Marzielli ci mette la testa per il 2-0 del Grifone. La partita non regala ulteriori azioni degne di nota. Il Grosseto conquista 3 punti vitali che fanno classifica e morale. La San Giovannese è stata sin troppo rinunciataria per pensare. E adesso invece andiamo a vedere il gol che ha trovato il Terranova Traiana all'ultimo minuto su assist dalla sinistra di Marini. Dopo rimessa laterale sul secondo palo, il gol del pareggio di Alessio Sacconi al 90esimo, alla seconda rete stagionale con dedica finale a Jacopo Cioce, infortunato gravemente, probabilmente stagione finita per lui. Terzo pareggio stagionale, secondo esterno per il Terranova Traiana
che dopo la prima vittoria stagionale di domenica scorsa dà continuità ai risultati, infilando il quarto risultato utile consecutivo e sale dunque a quota 6 punti in classifica. Domenica al Matteini il blasonato Grosseto, che abbiamo visto ha vinto oggi contro la San Giovannese. Adesso invece andiamo in Eccellenza e vediamo i risultati dell'Eccellenza di questa quinta giornata. Sina Lunghese Grassina 1-2, Africo Fortis Juventus 1-0, Antella Baldaccio Bruni 1-5, davvero valanga di gol per la squadra di Anghiari. E poi Castiglionese Foiano, anche qui tanti gol, 4-1, Collegiana Lanciotto Campi 0-0, come 0-0 finiscono anche Lastreggiana Asta e Scandicci Signa. E Valentino Mazzola Rondinella invece si conclude 0-1. La classifica dopo 5 giornate vede una grande lotta al vertice. Collegiana e Castiglionese a 10 punti e poi Asta, Africo a 9, poi Valentino Mazzola Grassina a 8 e Rondinella, Signa, Scandicci a 7. Poi Baldaccio Bruni a 6, Fortis Juventus a 5, Foiano e Lastreggiana a 4, Antella Lanciotto Campi 3, Sina Lunghese chiude fanalino di coda a 2 punti. E il portacolori della Vangi Meccia si presenta solo al traguardo. Parliamo infatti di ciclismo, voltiamo pagina perché parliamo del Giro dei Paesi del Comune di Citerna, dove, come detto, vince Vangi Meccia. Vediamo. Ventesima edizione del Giro dei Paesi di Citerna per questa undicesima edizione Memorial Amantini. Leonardo Meccia della Vangi è arrivato davanti a tutti da solo, una squadra fortissima. Raccontaci la tua gara. E oggi subito alla prima salita San Binello ha fatto un ritmo alto, abbiamo subito portato via un gruppetto di 6 e noi eravamo direttamente in maggioranza in 3. Durante la corsa siamo stati sempre in maggioranza, a un certo punto eravamo anche in 5 in fuga oggi e siamo stati molto bravi tatticamente, eravamo sempre in superiorità numerica e quando sei in superiorità numerica basta un attacco al momento giusto e si arriva da solo. Ecco, uno squadrone il vostro che ha dettato legge dal primo chilometro in poi. Beh sì, oggi il livello era quello che era, noi siamo una squadra che penso che siamo abbastanza forti e se ci organizziamo bene riusciamo anche a dominare le gare. La classifica del ventesimo giro dei paesi del comune di Citerna dice al primo posto, l'abbiamo sentito, Leonardo Meccia, secondo Enea Sambinelli, sempre della scuderia Vangi il Pirata, mentre in terza posizione si è classificato Santiago Ferraro del gruppo sportivo Work Service Coratti. Trofeo Promatex e trofeo Edil System all'interno della 52esima edizione della saga della ciaccia fritta di Fighille. Un pomeriggio fresco, condizioni ideali per una gara ciclistica che ha visto la partenza circa un centinaio di corridori per questa grande classica del ciclismo juniores. E parliamo di quello che succederà domani nel ciclismo perché ci sarà l'ultima gara ciclistica su strada nell'Aretino questo lunedì con partenza da Rondine e arrivo a Castiglion Fibocchi. È in programma per la categoria Elite Under 23 il 47esimo trofeo Mario Zanchi, 73esimo trofeo Festa della Madonna del Rosario, Gran Premio San Montana, trofeo Maestri Bellardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, ricordo di Ezio Mannucci, secondo anche trofeo Rondine Cittadella della Pace. Via alle 14 da Rondine, anche se la partenza ufficiale sarà sulla Sette Ponti. Poi tutto il percorso, totale 143 chilometri, circa 120 iscritti e molti i nomi, ma anche le squadre presenti di rilievo, come la Opla Petroli Firenze, ma anche molto altro. Tra l'altro ci sono anche dei vincitori che in questa stagione si sono fatti vedere nelle tante gare del territorio e non solo. Dunque domani l'ultima gara ciclistica, mentre invece il calcio, lo sappiamo, l'abbiamo visto, è solo all'inizio del campionato. Allora prima di chiudere andiamo a dare anche uno sguardo alla promozione con i risultati di questa quinta giornata. Dicomano Luco 2-0,
Casentino Fiesole 3-1, Marino Mercato Subbiano Audax Rufina 0-0, Montagnano Chiantigiana 1-1, Pienza Sansovino 2-2, Pontassieve Torrita 2-1, San Piero Assieve Settignanese 1-2, Vicio Maggio Alberoro 0-2. Vediamo la classifica che, come vediamo, anche in questo caso, come l'Eccellenza, è davvero combattuta. Casentino, San Piero Assieve 10 punti ciascuno, Luco 9 punti, Alberoro, Dicomano, Montagnano e Settignanese a 8 punti, Sansovino e Pontassieve a 7, poi il Fiesole, il Pienza e l'Audax Rufina, ma anche la Chiantigiana a 6, Marino Mercato Subbiano 5, Vicio Maggio 4, chiude ancora il Torrita a 0 punti, ferma al palo, senza nessun punto conquistato. E questa era l'ultima notizia, se così vogliamo dire, di questa domenica sportiva. Grazie di averci seguito, ci rivediamo ovviamente fra 7 giorni.